Vuoi vincere skin, pass battaglia e un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più amici vorrai iscrivere, più possibilità di vincere avrai, non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Inoltre ricordo che se vuoi supportarmi nel negozio oggetti Fortnite inserirai nel mio codice creatore Daccini e se vuoi puoi mandarmi la foto su Instagram così potrò rispondere e repostarti. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Beh, sì, questa nuovissima stagione 6 è iniziata ormai da più di un mese, ma il meglio deve ancora arrivare. Infatti, come te ben puoi leggere al titolo in questo video, andremo appunto a vedere una nuovissima città misteriosa che molto presto farà la sua apparizione qui all'interno della mappa di questa stagione 6 di Fortnite. Però prima di cominciare col video vedrà appunto nel dettaglio questa nuovissima città misteriosa che molto presto farà la sua apparizione nella mappa di questa season, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like e iscriversi alla campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video, le live, lo skin o battaglia. Infine condividi questo video su tutti i tuoi amici e offrire anche a loro questa nuovissima città misteriosa che molto presto arriverà qui all'interno di questa stagione 6 di Fortnite. Quindi partiamo subito e incominciamo appunto a parlare di tutte quante le novità che sappiamo su questa nuova città, che ovviamente ancora pochissime persone conoscono. Infatti, come ben sapete, questa nuova stagione va a terminare proprio fra poco più di un mese e, come già detto, il meglio deve ancora arrivare. Infatti questa season, come ci fa scrivere anche qui nella sezione pass battaglia, andrà a terminare proprio l'8 di giugno, quindi manca un mese poco più al termine e, come già detto, ci saranno tantissime novità in questo mese e vedremo un po' cosa accadrà sia all'interno della mappa e sia all'interno della storyline, magari se ci sarà un evento, se ci sarà molto altro, ma queste cose le scopriremo ovviamente aspettando i prossimi aggiornamenti, perché mancano ben 3 aggiornamenti al termine di questa stagione e sicuramente verranno introdotti tantissimi contenuti da qui al termine. Ma senza perdere altro tempo, iniziamo subito a vedere questa nuovissima città che ovviamente Fortnite ci è andata a spoilerare come di solito fa sempre. Infatti, per trovare questa nuovissima città misteriosa che ci sarà proprio spoilerata da parte di Epic, dobbiamo proprio recarci all'interno della sezione pass battaglia. Una volta siamo arrivati qui all'interno della sezione pass battaglia, ovviamente non dobbiamo andare qui a livello 46 dove sono io, sono ancora un livello molto molto basso, ma dobbiamo scorrere, quindi dobbiamo scorrere fino ad arrivare più o meno a fine pass battaglia, precisamente all'ultima schermata dove possiamo trovare questa schermata di caricamento a livello 87. Schermata di caricamento gratuita, anche chi non ha il pass battaglia può ottenerla, e fin qui non c'è nulla di strano, quindi serve una normalissima schermata di caricamento. Ma se andiamo a vedere bene, questa schermata di caricamento nasconde tantissimi segreti e cose che probabilmente accadranno alla mappa nei prossimi aggiornamenti. Quindi andiamo subito ad analizzare questa schermata di caricamento. Non dobbiamo abilitare il 2FA, ho sbagliato a cliccare, quindi facciamo visualizza ricompensa e andiamo ad analizzare questa schermata di caricamento. Ovviamente vi ho anche allargato ancora più l'immagine, così potete vederla molto molto bene. Quindi in pratica in questa schermata di caricamento possiamo subito notare alcune cose. La cosa che notiamo più di tutte in assoluto è proprio che l'aguglia, la torre centrale dell'aguglia, dove c'è proprio rinchiuso il punto zero al momento, è proprio molto più luminosa, ma oltretutto sembrerebbe molto più grande. Quindi questo è un primo dettaglio che è caduto appunto in questa schermata di caricamento, che probabilmente ci va proprio a mostrare il futuro e cosa accadrà alla mappa. Poi oltre a questa grandissima torre che sembra la torre dell'aguglia molto ma molto più grande, possiamo notare tanti altri particolari. Uno che sicuramente avete già notato voi e che ancora non vi ho detto è proprio che sotto l'aguglia c'è proprio una nuova città che sembrerebbe non ci sia al momento nella mappa di Fortnite. Ecco qui la nuova città, se vedrete dei nuovissimi palazzi, e molte persone dicono che questa città potrebbe essere proprio la città di Gotham City, città che c'era anche presente all'interno della vecchia mappa nella stagione 10 e forse potrebbe proprio tornare per questa nuova collaborazione tra Batman e Fortnite, che come ben sapete è iniziata da pochissimi giorni. Quindi guardate qui, è proprio una nuovissima città, perché queste case, questi palazzi non ci sono attualmente in questa zona della mappa, e possiamo anche notarlo se andiamo a comparare la visuale che abbiamo da questa schermata alla visuale che abbiamo oggi o comunque in questo momento nella mappa di Fortnite. Possiamo vedere appunto che è totalmente diverso, una zona completamente nuova che probabilmente sorgerà, e magari la torre dell'aguglia forse
forse arrivando verso fine season, magari anche con l'evento finale, potrebbe innalzarsi o diventare luminosa in questo modo. Ma altre cose che ci sorgono subito all'occhio e ci vanno subito all'occhio è soprattutto che dalla parte sinistra possiamo vedere altre case, altre città che probabilmente andranno ad arrivare, o comunque altre case che stanno sulle colline che attualmente sembrerebbe non ci siano. Quindi comunque questa schermata ci potrebbe far capire che la mappa potrebbe avere un drastico cambiamento nei prossimi aggiornamenti. Come ho detto, questa città potrebbe rappresentare tantissime città, come magari una nuova città collegata alla storyline, magari una nuova città, ad esempio Gotham City, potrebbe essere proprio Gotham City vedendo i palazzi, oppure qualsiasi altra città inerente appunto a questa season. È molto strano che questa città ovviamente vada a sorgere in questo posto, perché comunque va a sorgere in una zona primordiale, sembra proprio la zona primordiale attuale, però molto ma molto cambiata. Quindi davvero appunto non so che idea farmi, non so quale città possa davvero essere. Comunque stavo proprio a vedere che questa visuale è proprio diversa da quella attuale della mappa, quindi sicuramente tutto ciò accadrà alla mappa di Fortnite nelle prossime settimane. Quindi vi dico solo, state pronti perché avremo un drastico cambiamento alla mappa nelle prossime settimane. Ovviamente fatemi sapere qui sotto i commenti voi cosa ne pensate, e se secondo voi questa città che va a sorgere sotto la guglia in questa schermata di caricamento livello 87 potrebbe essere Gotham City, potrebbe essere magari il ritorno di Pinnacoli Pendenti, anche se la vedo molto molto difficile, oppure potrebbe essere qualsiasi altra città di una collaborazione, oppure proprio inerente alla storyline, perché come possiamo vedere è sicuro che questa città non sia proprio quella attuale della guglia, perché sono palazzi completamente diversi, sembra molto più moderna e soprattutto la visuale è molto molto diversa. Quindi comunque fatemi sapere qui sotto i commenti voi cosa ne pensate. Però questo è un easter egg davvero molto molto interessante che proprio la Epic ci ha voluto rilasciare qui all'interno della sezione pass battaglia a livello 87. Questa schermata di caricamento si va proprio a chiamare Ombre della Guglia, quindi sicuramente c'entrerà qualcosa con questa season. Comunque si potrebbe anche stare magari l'arrivo di Gotham City all'interno di questa mappa, visto che Gotham City fu anche inserita nella scorsa collaborazione tra Fortnite e Batman nella stagione 10, quindi magari ci potrebbe essere anche un suo ritorno. Oppure magari questa città potrebbe essere introdotta, visto che nella mappa, come ben sapete, verrà anche introdotta, diciamo, una mini zona di Batman, che dovrebbe essere proprio quella che vedete a schermo, che abbiamo scoperto tramite questi fumetti. Comunque fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, perché è davvero una cosa molto molto interessante. Possiamo anche mettere schermo intero, ecco qui praticamente, possiamo anche mettere schermo intero, la possiamo vedere ancora meglio questa schermata, e comunque mi sembra una visuale molto molto diversa, quindi chissà cosa succederà alla mappa e perché diventerà in questo modo. Quindi questo è tutto, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questa nuovissima città misteriosa e probabilmente potrebbe essere collegata alla nuova collaborazione tra Fortnite e DC, oppure potrebbe essere proprio una nuova città che arriverà tramite i prossimi aggiornamenti e che potrebbe essere proprio magari inerente alla storyline. Quindi spero questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato d'aiuto, se così come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi e attivare la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video, le live, lo skin battaglia. Infine condividi questo video, ti sento diciamo federe anche a loro tutte quante queste novità su questa nuova città del nuovissimo evento tra Fortnite e DC qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo in un prossimo video, una prossima live.